Giorgio Meneschin, che è l'ideatore, il patron, l'organizzatore di Tennis and Friends, salute, sport, benessere, tu sei medico e fai parte di questa famiglia Meneschin che ha segnato anche un po' la storia del tennis romano. Sta per iniziare questa iniziativa bellissima, spiegaci in due parole. Tennis and Friends gruppa le 4S, sport, solidarietà, spettacolo e salute, che si è sviluppata negli anni in un progetto di manifestazione nazionale, dove abbiamo fatto l'ottobre scorso 16.000 check-up, dove abbiamo fatto la scorsa settimana a Napoli, per la prima volta è diventato nazionale, 6.000, per promuovere la prevenzione, per dare la possibilità alla gente di fare i check-up gratuiti. Ma questo perché? Perché la gente ha paura, perché ci sono tutti questi testimonial che attirano la gente, li fanno venire qua, in maniera che la gente si sente molto più tranquillo per fare un controllo. Allora, anche se per pochi giorni ancora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin qui agli internazionali BNL d'Italia per questa manifestazione veramente eccezionale. Mi sembrava giusto esserci per testimoniare anche la vicinanza del Ministero della Salute ad un evento che fa parte ormai di una serie di eventi a livello nazionale che testimoniano stile di vita, cultura della salute, la salute come un sistema complesso, cioè del benessere delle persone, non solo come un'assenza di malattia. Si fa prevenzione, si fa buona alimentazione, cultura della nutrizione, cultura dello sport. Insomma, tutte cose importanti per stare bene. Ecco, ma il rapporto di Beatrice Lorenzin con il tennis? Ah beh, dopo essere stata qui alla prima edizione, mio marito ha cercato di insegnarmi a giocare a tennis. Risultato? Diciamo che mi devo impegnare parecchio. Però c'è tempo, no? C'è tempo. Anzi, avrete un pochettino avrò più. Un po' più di tempo. Vieni qua, ci stanno venuti qua, vieni qua, arriva lui, vieni qua. C'è scritto Radio Novelli. Grazie. Do you know Radio Novelli? È un famoso store di Roma, di elettronica, che ha inventato una radio che adesso avremo il piacere di dare. Allora, in bocca al lupo. Un cross mediale con internet. Quando nascono le cose, ben accetti. Che volete sapere, amici? Vorrei sapere che tu sei un uomo della radio, perché sei tornato al tuo antico... Sono tornato, io faccio sempre la radio, adesso sono sempre la radio. Bene o male, ciclicamente ci torno, sì, mi piace più di tutto. Ci credi nella web radio, nello sviluppo, lo switchare da FM, DAB? Come no, va bene tutto insieme, ormai... Ormai non è che puoi fare la web radio, la radio, adesso la radio si sente anche in televisione, certo. Sui canali dove puoi sentire la radio, quindi la radio è tutta una. Io ho questa radio con la telecamera dentro, con la scheda SIM, ti apro il mondo, puoi avere le tue playlist, puoi avere addirittura puoi fare shopping compulsivo con un commercial button. Vabbè, abbiamo fatto la telepromozione, ragazzi, tutto a posto, grazie. Grazie.